arbitro di calcio di Serie A, che cosa significa avere mentalità sportiva? Allora, mentalità sportiva, quella che noi arbitri praticamente abbiamo, ma in teoria dovrebbero averla tutti coloro che fanno dello sport. È difficile a volte trovare qualcuno che effettivamente capisca veramente cosa sia la mentalità sportiva. Io personalmente ti parlo del mio sport, perché l'arbitraggio è uno sport a tutti gli effetti. L'applicazione, cioè andare in campo, far applicare le regole, cercare che i calciatori le rispettino è fondamentale, però anche da parte nostra ci deve essere innanzitutto una conoscenza del regolamento del calcio, che è in continua evoluzione, per cui ogni 2-3 anni viene fuori una regola nuova e noi dobbiamo studiarcele, dobbiamo capirle, dobbiamo interpretarle. Dopo è chiaro che l'allenamento, il sacrificio, il sudore, come in tutti gli sport, giocano un ruolo determinante. Per avere la mentalità sportiva. Per avere assolutamente la mentalità sportiva. Quale calciatore hai arbitrato e quale calciatore secondo te ha questi requisiti di mentalità sportiva? Ma ti potrei dire la vecchia guardia, nel senso che Paolo Maldini era uno di quelli. Ti posso parlare di Alessandro Del Piero, che quest'anno l'ho arbitrato 3 volte e nonostante critiche che non segni, che non è più quello di una volta, però è molto rispettoso delle regole e soprattutto dello sport che fa. Insomma.